Allora, sono con una timida. Con una ex timida. Un animale da palco. Questa sono mamma al palco. Mamma mia, io c'ho paura. Io già sto vedendo la scenografia e mi sembra trappola per Tommy. Io non so. Mamma, che ansia. Ma voi recitate all'interno? Sì, noi recitiamo all'interno. Quindi avrete riduco dei microfoni? Sì. Fico. Non uscite mai? No, diciamo che andiamo ogni tanto a visitare i luoghi degli altri, ma reciprocamente ci visitiamo perché noi siamo separati lì dentro, sono anche delle celle singole. Vero? Eh sì. Quindi ogni tanto andiamo a trovare gli altri, però il pubblico. Allora, sono con, tu non ti offenderai, No. no, l'attrice contemporanea d'eccellenza, Federica Facca. E di no, di no. No, io non posso giudicare, stavo dicendo sono quell'attrice giovane più promettente della scena italiana, Giulia Mazzarino, questo vuole pensarlo. Io lo dico io. Ok, io non ti conosco, per cui Non non ci so. conosciamo. Io sono appena uscita dalla scuola della Ah, se, allora fiancha. sei promettente. Beh, abbiamo qui una maestra, cioè c'è da imparare. So. No, no, ragazzi. Allora, d'opera di Asse, un'altra volta un testo di Testori. Sì, mi sono affezionata. Diciamo che avevamo fatto un reading con Walter Malosti 2 anni fa a Monza, proprio ce l'avevano chiesto Paola Pedrazzini, e da quell'esperienza che è stata be molto bella è rimasto lì, nell'aria. Poi a Andrea Lucciamma è venuta questa idea di creare un progetto Testori quest'anno e di, come teatro proprio, di proporre due monache, nel senso che lei furerà la regia dei Promessi Sposi alla prova e noi apriamo con questa monaca di Monza. Quindi con Walter l'abbiamo ripensato, che mantenendo l'adattamento che avevamo fatto a Tre Voci, abbiamo trovato i nostri partner e una squadra di lavoro direi fantastica, tutti da insomma, costumi di Sbicca, scene, luci di Nicola Sbovè, suono Fabio Cinicola, cioè tutti movimenti Marco Angelilli. Ah già, è vero, tu oramai sei Ormai abituata perché con Ugo, premio Ugo, poi anche con, aiutami, Sardegna, Comarras, quindi sì. adesso... Adesso sono con la famiglietta. Allora, la Monaca di Monza, giusto? Che cosa vedremo in scena? Vedremo delle confessioni, soprattutto diciamo la confessione della monaca, che è quella principale perché la monaca è morta, quindi noi Ah già, vediamo è vero, rivive. dei revenant, diciamo. Gli altri due, cioè Caterina, che è la conversa che loro hanno ucciso, che lei e l'amante Osio hanno ucciso, e Osio, sono gli altri due personaggi in scena. Poi c'è un'evocazione anche della madre, che è sempre interpretata da Giulia. Parlando di te, davvero, spero male. Infatti, Del tuo personaggino, del Ino? personaggio Ino. Niente, quindi appunto sono tutti nella testa, sia lui, nonostante sia così grande e grosso, è nella mia testa, e anche Caterina è nella mia testa, li partorisco io tornando dal regno dei morti e rievocando la mia vita, quindi ripercorrendo quello che è stato dall'amore per questo Giampaolo che diciamo, le ha dato una scintilla di vita perché lei era stata imprigionata nel convento dal padre, ovviamente contro sua volontà, fin da quando era piccola. Ha poi questa catena di omicidi quasi insomma, inarrestabili che si è creata a un certo punto per evitare che si diffondesse lì la notizia che insomma in convento succedeva di tutto e che porta Osio ad essere ucciso e lei poi a essere invece imprigionata per 14 anni in una cella umida e buia dove lei però sopravvive e quindi morirà di vecchiaia più tardi. Abbastanza horror. Sì. Però è in chiave moderna. È In chiave rock. 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 Sì. So cosa La scena è può molto essere. dark. È dark, è bilviola, è lince. Questi specchi, questi vetri. Di un po'. Siete Lei di... può parlare della scena perché lei è una. Lei si intende di arte, quindi. E parliamo di questa scena. A me piace. Cosa dobbiamo dire di questa scena? Le luci sono stupende, le Le luci sono luci stupende, sono. tanto che un mio collega tecnico è stato mandato dal suo insegnante a studiare come sono state fatte queste luci. E sono dei LED che incorniciano questi riquadri, ci sono delle luci all'interno che
sono dei contro freddi, poi ci sono degli spottini, insomma, che creano un'immagine quasi ologrammatica all'interno, come se col pavimento nero l'immagine fosse sospesa in aria, come se stesse levitando, ecco. Noi sì, appariamo dal buio, siamo risucchiati nel buio, si gioca molto sul nero, su questo, insomma, che ha detto Vincenzo, è molto interessante anche abitarci, oltre che vederla, mi sembra, per gli spettatori, che tutti hanno veramente apprezzato. Vorreste che si portasse a casa lo spettatore dopo aver visto La Monaca di Monza? Vincenzo risponde un attimo dopo. Perché secondo te io non devo pensare? Io ce l'ho così, ma sono preparato a poco. Giulia, così, ce l'avete pronta? Beh, io sempre le solite inquietudini, cioè io se non sono inquieta, se lo spettatore non va a casa un po' inquieto, non sono contenta. Cioè, a me già vederla questa mi inquieta. Allora, lei fa una domanda, cioè pone chiaramente una domanda continua, soprattutto a Dio con questa confessione, e ognuno ovviamente può avere il suo Dio. Okay. Però sono domande metafisiche, no? Proprio come dire, tutta questa sofferenza che passa nella nostra carne, nelle nostre vite, alla fine dice, o tu Dio ti immedesimi veramente, cioè scegli, diventi veramente entri umano, entri nella nostra carne, o altrimenti, vabbè, come dire, anche la croce non ci è bastata, no? È stato troppo veloce, perché comunque solo noi sappiamo cosa sono queste ossa, questa carne, questa impossibilità di redenzione, di perfezione, di amore, di luce, ma anche tutta questa sofferenza. Quindi un urlo è anche proprio una bestemmia contro questa sofferenza gratuita che l'essere umano deve attraversare in realtà. Domande a cui nessuno di noi ovviamente sa rispondere. Però è anche bello pensare, cioè al di là dell'ambientazione dark, rock e tutto, e anche della vita dark di questa povera donna che insomma è realmente esistita, però anche c'è una luce nel suo riscatto, secondo me, comunque in questa sua ricerca di vita, cioè lei ha cercato comunque di, a suo modo, poi con delle conseguenze nefaste, però ha cercato di uscire da una morte apparente che le avevano praticamente regalato già da piccola, no? Quindi qui in questo c'è una grande forza, poi... Ci si sta interrogando perché noi, la nostra cultura è intrisa del dualismo cartesiano. Cartesio ha diviso anima e corpo, e questo è stato il più grosso problema di noi occidentali. Ed è questo sostanzialmente, sono persone che vivono il corpo, ma sotto i dettami di un'anima che deve essere salvata. Ma come si fa quando tu hai degli impulsi umani, terreni, a salvare l'anima? Infatti è questa la loro bestemmia. Dio, tu ci hai dato anima e corpo, però noi ci chiedi di salvare l'anima attraverso questo corpo che deve vivere, che è vita, che ha impulsi sessuali, impulsi violenti, ha impulsi naturali. Lui fa il cattivo. Ma lui, diciamo che è un po' quel che è, cioè non quel che è. Non Vincenzo. Cioè è proprio Ozio, nel senso che Ozio... non lo so, cioè ha un mistero, no? Adesso dico io di te, poi tu dirai io. Ozio ha un mistero dentro, perché ha anche questa spinta alla violenza, che è come un po' ingiustificata in realtà, è come se gli partissero i 5 minuti ogni tanto, no? Va. Però in questo suo mistero è anche un personaggio semplice, cioè insomma dire, secondo me, d'azione, cioè che si innamora di lei, poi decide, quell'altro a un certo punto lo uccide, cioè proprio l'uomo cappa e spada, cioè un po', no? Spada. No, secondo me no. Nessuno dei tre alla fine viene odiato, non credo. Ma se lo si contestualizza, è un'epoca di repressione in cui non era dato scegliere di niente. L'unica cosa che si può scegliere è la propria vita, come gestirla e come morire. Cioè, quindi sono persone che la vivono in toto, all'estremo, scelgono come morire, scelgono di morire nel peccato, che è stato deciso che è peccato. Lady rappresenta la proibizione. Ammazza. Tito è sempre più... No, però quello che avverto è che vi piace di brutto questo spettacolo. Sì. Beh, poi quello che è interessante vedere proprio come questi tre corpi sono inseriti nelle celle, e quello che mi verrebbe da dire è che sarebbe bello che il pubblico si portasse a casa questo tentativo
della parola che vuole diventare corpo e vuole uscire dallo spazio in cui è rinchiusa, no? Perché siamo un po' appiattiti come delle pale d'altare, no? Oppure, non lo so, come degli schermi. Ma tra voi tre ci sarà interazione oppure siete proprio in tre loculi? No, ci sarà tre loculi, ci sono dei momenti in cui coesistiamo, però non c'è una sorta di azione realistica o naturalistica. Sono molto brevi le nostre interazioni, sicuramente sono interazioni spostate su altri sensi, cioè quello uditivo tantissimo. Perché noi... Perché venire? Perché secondo me è comunque uno spettacolo in cui veramente la squadra, cioè questi segni che ha scelto Walter di unire in questo modo, diciamo, è una ricetta cucinata, secondo me, a un livello interessante sotto tanti punti di vista, quindi è uno spettacolo forte. Cioè, testori, che direi il primo motivo perché esce, ci dicono che riusciamo a farla uscire. Tre corpi e anime insieme, attori che abitano quindi con la loro carne e il loro sangue uno spazio comunque astratto, molto imprigionato, cioè ci sono tanti elementi interessanti contemporanei secondo me, però non modernizzanti o contemporaneizzanti, cioè quindi è un modo per dare vita a un classico che spero rimanga, cioè comunque mi sembra che sia così, sospeso nel tempo. Universale, sì. Quindi i giovani dovrebbero venire a vederlo sicuro. Ieri sono venuti una classe del Paris e ci hanno fermato, mi hanno trovato, mi hanno scovata e erano molto contenti i ragazzi. Bene, bene, bene. Chi è che dà l'appuntamento? Visto che è questa Federica Fracassi. La monaca. Allora, noi siamo ancora in convento fino al 3 marzo, il lunedì a riposo, tutti gli altri giorni. Non io dire non gli orari. Ogni sera c'è un orario diverso, quindi voi informatevi sul sito del Teatro Franco Parenti, anche perché c'è il progetto Testori che insomma racchiude anche altri appuntamenti interessanti. E cercate di venire a vederlo, non credo che non ve ne pentirete, facciamo questo spottone, un'ora e mezza. E abbiamo una strepitosa Federica Fracassi, un bravissimo Vincenzo Giordano, perché è bravo, dobbiamo dirlo. Dobbiamo dirlo. Reduce dal successo, esatto. E poi la giovane, ma anche lei sensibilissima, bravissima, il futuro del nostro teatro italiano, okay. Giulia, perfetto, regia di Walter Malosti, che è un signor regista, anche attore, sì. In questo caso è stato fuori, ci ha guidato, lui è adesso in giro. È meglio essere diretti da un attore o da un regista? Dipende dalle persone. Comunque, secondo me, se un regista ha fatto anche l'attore, certe cose le capisce, magari di più. Però non è dipende un po' dal tipo di regia. Mm. Diciamo che è bello essere diretta da Walter Malosti, non perché faccio la leccatina, ma perché è stato un bellissimo lavoro. Okay. Tito. Facciamo la dedica tutti. A Walter Malosti. Dedica. Aspetta, ah, questo lo è sul capisce. Bocca al lupo, lui lo capisce. No. Lui lo capisce. Ciao a tutti, grazie mille.